Ragazzi, e benvenuti in questa nuova trasmissione. Oggi spiegherò. Allora, guardo cosa devo spiegare. Scusate un attimo. Allora, spiegherò i bug di iOS 7 della nuova versione che è uscita, il jailbreak iOS 7, iOS 7.0.1 e la 7.0.2 7.1 che anche se non dico nulla va bene lo stesso perché tanto non allora io parlerò della 7.0.1 non della 7.0.2 e della 7.1 perché ancora non sappiamo nulla di queste due versioni software. Allora, iniziamo con il video. Allora, accendiamo l'iPad mini e farò vedere alcuni bug del sistema operativo che assolutamente devono essere corretti da Apple perché dei bug di sicurezza, ci sono dei bug fisici del sistema, ci sono bug di sistema. La batteria va giù continuamente e alcuni bug che Apple dovrà correggere. Allora, sblocchiamo il dispositivo, metto il codice. Ottimo, ci siamo, ragazzi. Allora, autorizza. Allora, siccome io ho connesso il mio iPad al computer. I bug è questo. Allora, creiamo una cartella. Ora mail, ora vedete, come vedete, prima era possibile creare delle cartelle nel doc. Ora non è più possibile, bisogna togliere. Ok. Allora, come vedete non si può più creare applicazioni nel doc. Allora, quindi perché le applicazioni si muovono? Allora, creiamo una cartella. Come abbiamo creato una cartella, ovvero abbiamo chiamata produttività. Allora, avendo la chiamata produttività, noi che facciamo? Premiamo, allora, con il multitasking che è stato inserito, è stato cambiato, allora, premiamo velocemente il tasto, no, non è successo, come vedete, allora, vi spiego cosa dovete fare. Allora, guardate, guardate, anche questo qui è un bug, come vedete, la cartella è rimasta selezionata e io non la sto premendo, quindi anche questo è un bug di sistema. Allora, per farla tornare normale, basta entrarci. Allora, noi vogliamo mettere questa cartella produttività dentro sociale è molto semplice. Allora, con un dito cliccate sull'applicazione finché questi e selezionatela. Quando le icone cominceranno a ballettare, premete velocemente 2 volte il tasto home. Mentre così dovete, no. Ok, andate in editing mode, tornate alla springboard, come vedete la cartella è ferma, però quelle altre funzionano. Aprite la cartella sociale e trascinate la cartella produttività. Come vedete, però, cosa c'è? E ho messo mail e immagini dentro le cartelle. Allora, cos'è successo? Che fin qui mi viene mostrata la cartella, tornando alla home mi viene mostrata. Quindi, allora, le applicazioni funzionano, come vedete. Immagino l'app per privacy e apro produttivi mail, tanto sono cavolate, quindi. Guardate, l'applicazione funziona senza nessun problema. Questo è un bug di sistema, ovvero una glitch che Apple rimuoverà. Un bug che prima c'era, ora è sparito, non so perché. Bastava fare così.
andare nelle foto e da qui andare nell'applicazione orologio, andare nei suoni, vedete, ora perché il bug è stato corretto, ma c'era un bug, praticamente bastava tirare sulla telecamera e andava, premendo il tasto home, andava direttamente alla home sorpassando il codice. Allora, scusate, metto il codice. Vai. Ok. Un altro bug che ho mostrato, che ho visto in questa versione, manca AirPlay. Manca. Guardate, AirPlay non c'è. E neanche sulla parte del multitasking. Non c'è, proprio manca, è mancante. È mancante. Guardate, avete visto? Cosa è successo? Avete visto cosa è successo? Qui non veniva mostrata l'altra parte. Questo è un altro lag. Un altro bug. Un bug che io ho registrato. Ora non so se voi l'avete registrato. È nella sicurezza. Sempre nella sicurezza. Se voi, che questo qui c'era anche in iOS 6, ma postato corretto, allora, dov'è, allora, blocco con codice, allora, dov'è, non lo trovo, e si trova nelle restrizioni, metto il codice per le restrizioni, come, allora, sta eliminazione app, privacy account, partite. Si trova nell'App Store, che praticamente sta nel ora India, qui sarà meglio mettere, vabbè, insomma, sta nelle restrizioni, che c'è un'impostazione che tipo noi vedete, se, qui nelle restrizioni diciamo non consentire modifiche. Torniamo indietro, generali, andiamo in app, come vedete hanno accrittato App Store, andiamo in, guardate, lagga, guardate, avete visto, non possiamo accedere, vedete, guardate, non c'ho, neanche l'altra applicazione non ce le fa cliccare. Nell'App Store, se andiamo al nostro account, allora Facebook, primo piano, andiamo nel nostro account, come neanche qui, questo era un bug, ora è stato corretto, però prima neanche qui ci faceva entrare nella, però ci va a utilizzare il codice, però il codice ce lo fa usare e ci fa fare altre cose. Ora tolgo la restrizione, quindi devo rimettere il codice. Quello era un bug, ora è stato corretto, ma c'era anche al rilascio di iOS 7. Poi, no, non voglio restrizioni. Allora, adesso disabilitiamo le restrizioni. Ok. Allora, ok. Ho tolto le restrizioni. Allora, un bug era presente alla data e al centro notifiche. Cerco di mettere in modo che vedete bene lo schermo del dispositivo. Un bug era qua, praticamente questo qui si muoveva, qui questo qua, l'orario, andava a dove pareva a lui. E c'è la barra qui. Ora sì, ce l'ho fatta a posizionare l'iPad in modo. E vedete bene, ok, ottimo.
Ok, adesso lo vedete bene. Che qui è la barra dove c'è il gestore, veniva qua. Quindi c'è anche un conflitto allo sblocco. Tutta sta barra qui veniva qua. Il centro notifiche veniva all'incontrario. Oramai questo bug è stato corretto. Poi, un altro bug c'era nel nascondere le applicazioni, che bisognava se le, che basta mettere tipo voglio nascondere un'applicazione che non serve, tipo voglio nascondere i video, tanto basta riavviare il dispositivo e tornerà normale. Allora, fate come faccio io. Cliccate su video e premete due volte il tasto home. Allora, premete l'applicazione e premete due volte il tasto home, come ho fatto prima. Voglio sembra non funzionare. È un po' un problema farlo funzionare. Ok, l'ha preso. Ma che ha preso? Nulla. L'applicazione rimane. Non è stata chiappata. Guarda, è difficile farglielo prendere. Non è semplice. Allora. Allora, vi apriamo un'altra applicazione. Tipo, voglio nascondere Facebook. Basta, non me lo fa fare. Proprio non mi ci va in editing mode. Allora ragazzi, non mi ci va. Anche questo viene un bug perché prima ci è andato subito, adesso non ci va più. Abbiamo un'altra applicazione. Ok, l'ha preso ragazzi, come avete visto. Allora, per nasconderla, se mi ricordo bene, perché a volte mi scordo queste cose e non me le ricordo più. La dobbiamo mettere nel dock. Questo qui però va fatto nel dock. Come ho fatto io. Dov'è l'applicazione impostazioni. Impostazioni, per esempio. E tenerla premuta. E andare in editing mode. Però a volte non funziona. E l'applicazione rimane in quel modo. Quindi questo qui sarà un lag. Però sarà rimosso. Poi. Altri bug. Allora, voi direte, ma io ho nascosto l'applicazione, ma come dovete fare? Spegnete il vostro device, il vostro dispositivo, lo spegnete proprio. Lo faccio io, lo spegnete. E lo riaccendete. Semplicemente. Vediamo se è spostata la telecamera. No, se è al 30% lo stacchiamo. Vai, facciamo una bella cosa. Per il momento lo stacchiamo. Quando si scarica lo metterò alla corrente. Si starà bene. Ok, adesso metto il codice. Va bene, 24% avanza. Allora, adesso risponderò alle due domande che mi sono state ricevute da Pietro Gemelli. Le prestazioni sui dispositivi più vecchi, poso un attimo l'iPad. Sono all'altezza. Allora, bisogna vedere che dispositivo hai. Perché questo? Perché, allora, se hai un dispositivo come l'iPhone 5 ed è in garanzia, puoi benissimo aggiornare. Tanto, non penso che farai il jailbreak e non penso che tu faccia il jailbreak perché
lo sai, è vero che se fai il jailbreak ti si rompe la Apple, no, non è responsabile perché la procedura di jailbreak è una procedura che non bisogna mai fare se non siamo veramente esperti del jailbreak. Perché questo? Perché tipo per sbagliare, fare il jailbreak basta sbagliare il programma per il firmware o per il dispositivo, va sbagliare firmware, non aggiornare il firmware, monta, insomma, basta poco per non recuperarlo più. Perché se trovate alla Apple che vi controlla anche tutti i file di sistema e trova i file che viene conservato al momento del jailbreak, potrebbero anche non sostituirvelo, ma se non lo vedano, quasi sempre non lo vedano, insomma. A parte questo, certo, se hai un iPad 2 sicuramente non penso e ti convenga così tanto aggiornare, perché sull'iPad 2 iOS 7 non ha più i filtri che sono stati rimossi. In iOS 6 c'erano, ora sono stati rimossi. Poi Siri non c'è, la funzione panorama non c'è, c'è veramente poco, un sistema non completo, lagga e non si potrà più fare il downgrade. Quindi ti consiglio assolutamente di non aggiornare. Poi, se vuoi aggiornare, aggiorni, quello lo vedrete. Allora, ci sono dei bug importanti. E i bug l'ho fatti vedere prima, però alcuni bug sembrerebbero siano stati corretti da soli. Io non posso correggerli. Però, dei bug importanti ho visto. Le cartelle a volte rimangono cliccate, anche se non le clicchi. Lagga, si blocca, Safari è lento, crasha, e sono dei bug del sistema, degli avvii automatici. Purtroppo su iPhone tanti bug non ci sono, ma su iPad, mamma mia, è da morte come sistema operativo, perché lento. Ci è voluto iTunes 11.1 per poterlo aggiornare, quindi abbiamo dovuto aspettare un'ora massimo che uscisse l'aggiornamento, poi più iTunes, quindi quasi 2 ore. Quindi dei bug importanti ci sono. Un bug l'ho riscontrato durante la fase di installazione. Per esempio, io stavo installando iOS 7, mi c'è stato tanto sulla melina di caricamento, mi è stato tanto i tempi di avvio qualche volta e i suoni di sblocco a volte laggano un po', insomma. Questo ancora per il momento non sono bug che dovranno essere corretti. Penso con la 7.0.1 che è già stata rilasciata, ma solo per iOS, solo per iPhone 5C e 5S. Allora, cosa porta di nuovo questa nuova versione? Tutti a dire perché non l'hanno lasciata per noi. Perché? Allora, l'iPhone 5S ha anche, come avete sentito, oramai conoscete tutti, ha anche il tasto home, che sotto questo tasto c'è anche l'identificatore di impronte digitali. Che sarebbe? Sarebbe che quando noi possiamo usare il nostro dito per sbloccare, tipo noi tramite tasto home il dito, premendolo, lui rileverà la nostra impronta e ce lo farà sbloccare. Quindi, questo qui aveva un bug e allora è stato corretto per iPhone 5C e iPhone 5, stavolta per tutte e due. Allora, per le impronte digitali il bug è stato risolto per iPhone 5S.
Sempre per l'iPhone 5S, la sicurezza di App Store e la impossibilità di scaricare l'applicazione è stato corretto. E poi e anche per l'iPhone 5C è stata corretta questa cosa. Quindi non è colpa di Apple e neanche dell'iPhone 5C. Avevano questi due bug e vabbè, per chi ha comprato l'iPhone 5C, ovvero l'iPhone low cost, ovvero economico, non poteva scaricare l'applicazione, dava errore e quindi Apple ha dovuto rilasciare questo aggiornamento. Non è molto, però è forse la 7.0.1 sarà rilasciata anche per gli altri dispositivi, perché o meno per iPad potrebbero anche rilasciarla, perché qualche bug c'è anche per iPad. O meno per iPad c'è e ci sono, purtroppo sono bug che devono essere corretti, perché assolutamente non è possibile anche la cartella rimanga premuta anche se non la premi. A me questo bug un po' mi disturba, anche gli avvii automatici che a volte succedono mi danno noia e a volte devo anche ripristinare il device. A parte questo, io Pietro penso di averti risposto a tutte le domande. Se hai qualche domanda, non esitare a farla, falla e basta. Allora, per quanto riguarda il jailbreak untethered di iOS 6 e di iOS 6.1.3, iOS 6.1.4. Allora, dei rumors dicono che non uscirà, però per questo faranno male perché ci sono due dispositivi Apple che rimarranno alla 6.1.3 come l'iPod 4G e l'iPhone 3GS, come ho spiegato nel primo live, non saranno aggiornabili ad iOS 6 e i motivi li ho spiegati, quindi non starò a ridire i motivi perché non dirò i motivi dell'aggiornamento. Perché proprio non vi spiegherò perché non saranno rilasciati questo cavolo di aggiornamento. Perché voi guardate il mio primo live e poi capirete perché. Quindi, poi ci sarà anche il custom firmware di WhiteDoor, anche se non penso sarà WhiteDoor a supportare questo dispositivo, ma penso sarà anche il RedDoor, che il codice è basato sul 4.2.1, quindi una sorta di downgrade, però come WhiteDoor, che è sviluppato anche da italiani, WhiteDoor è da italiani, dagli italiani, via, da sviluppatori italiani, via, non facciamo tanti giochi di parole. E che succede? WhiteDoor cambia che è sviluppato dal codice 3.1.3, ovvero l'ultima versione per iPhone 2G, iPod prima e seconda generazione. Questi tre dispositivi sono fermi a quella versione firmware, ovvero sono bloccati da Apple. Non potranno perché potevano anche essere aggiornati alla 4.0 addirittura alla 5, però sono dei dispositivi vecchi e molto lenti, molto lenti, quindi anche per navigare quindi Apple non poteva assolutamente permettersi di avere dei telefoni lenti, perché non li comprerebbe nessuno un telefono che anche per cercare Google ci metta più di un minuto, non è assolutamente accettabile. Anche se iPhone OS, perché prima, via, invece di dire iOS 3.1.3 sarebbe sbagliato, perché da iOS 4.0, ovvero sempre iOS 4.0 viene chiamato anche iPhone OS 4.0, via, iOS è venuto dopo.
Però la versione 4.0 viene chiamata iPhone OS, anche se nel codice sono sempre c'è sempre il nome iPhone OS, anche nell'iPad ci sarà sempre il codice iPhone OS, perché prima la prima versione si chiamava iPhone OS 1.0, poi è cresciuto fino a salire, a salire, e poi ora è diventato un ottimo sistema e quasi tutti hanno proprio iPhone OS, ovvero iOS. Ora si chiama iOS e quindi è lo stesso nome. Quindi, per i dispositivi vecchi come l'iPhone 2G, l'iPhone 3G che è molto che è lento, ora anche il 3GS è molto lento, anche se è stato supportato fino agli iOS 6, ma molto lento, però è sempre un iPhone. Anche il 3G, anche se è fermo alla 4.2.1, poi potevano anche portarlo alla 5 a questo punto, però almeno le applicazioni ce l'avevano. Però White Edur cos'è? È un firmware customizzato dalla White Edur, e prima era disponibile la 5.0, che è sempre tutti i firmware White Edur sono basati sul codice di iOS 3.1.3. Quindi per chi ha un iPhone 3G, ora io non posso farvi il video su come si installa, però, perché non ho un iPhone 2G né un iPod di prima generazione, seconda, che questo firmware è tante applicazioni, tipo, vabbè, ora Apple ha introdotto anche un'altra modifica, da quanto ho sentito, che Apple adesso permette anche di installare le applicazioni che prima non erano veramente installabili, come Facebook, non c'erano più, ora sono riapparse le applicazioni. Vabbè, scaricherà sempre la versione quella vecchia, perché quella nuova non è compatibile con iPhone OS 3.1.3, quindi scaricherà la versione vecchia, però è funzionante, e anche WhatsApp funziona, però, quando scarichiamo un'applicazione ci dirà: questa applicazione richiede iOS 4.3, vuoi scaricare una versione più recente o più vecchia? Noi diciamo download, e lui scaricherà la versione vecchia, quindi non è aggiornata e né sarà aggiornabile. Con White Edur invece è un po' la stessa cosa, perché però ha già il jailbreak e sblocca direttamente la parte telefonica. Quindi facciamo caso: abbiamo un iPhone 2G straniero. White Edur offre anche la versione unlocked, ovvero quello che esegue direttamente Oh, scusate, mi è cascata la telecamera. Allora, posizioniamola. Ok, si è posizionata. Ok, ottimo, ottimo. Ottimo, questo ha dei problemi. Allora, un po' dovrò risolverli. Allora, vabbè, me lo metto, non metterò mica. Quindi, che succede? Chi ha un iPhone, un iPhone 2G straniero, ovvero che viene da fuori, ovvero dalla Cina o insomma dal paese in cui è stato fatto, non sono a paura. White Edur offre la versione unlocked e permette lo sblocco della parte telefonica. Quindi noi appena lo installiamo ci possiamo già mettere la SIM. Perché? Perché White Edur ha già sbloccato la parte telefonica, e quindi SIM italiane funzioneranno anche se il telefono è americano, o è della Cina, o è della Russia, vabbè, è uguale, il vostro paese in cui l'avete comprato. Apple, vabbè, che non c'entra nulla, però mi direte voi:
Ma noi, se vogliamo tornare al firmware originale di Apple, lo possiamo fare. Certo, basta mettere il mostro, è molto semplice. Come avete installato WiseTool, potete mettere il firmware originale di Apple. È molto semplice. Mettete il vostro iPhone in defi mode, scaricate il 3.1.3 e lo ripristinate. Terminato il ripristino, riavete il vostro firmware originale di Apple. Io l'ho anche provato, funziona perfettamente, non c'è nessun problema, eccetera. Però non è che potete rifare WiseTool, Apple Firmware, WiseTool, dopo un'altra mezz'ora WiseTool, poi Firmware. No, o WiseTool o Apple Firmware, dovete scegliere. Non è che ogni 5 secondi cambiare firmware, perché altrimenti l'iPhone vi va in blocco e lo potete volare dalla finestra parlando male, ovvero buttarlo via, perché troppi cambi di firmware, troppo cambi di codice, o meno anche per quanto riguarda l'iPhone 3G, perché l'iPhone 3G bisogna anche downgradarlo alla 3.1.2 o alla 3.1.3. Perché? Perché la 4.2.1 no, non va bene per l'installazione di WiseTool. Lo dobbiamo per forza ripristinare. E dobbiamo ripristinare e installare il 3.1.2 e poi installare WiseTool. Poi, quando avete fatto ciò, allora iTunes alla fine del ripristino vi darà un errore. Voi ditegli ok. E che fate? Voi direttamente scaricatevi un'applicazione che si chiama Black Rain e lo aprite e lui sull'iPhone vi verrà il simbolo, perché l'iPhone, se vi dà un errore durante il ripristino, vi si bloccherà in recovery. Con Black Rain vi ripartirà perché metterà dei file di sistema, quindi lo farà ripartire. Con successo, io l'ho provato Black Rain per Mac, non so se c'è per Windows, ma è una sorta di, facciamo finta sia un jailbreak, via. Non è un jailbreak originale, ovviamente, cioè, permetto, però potete anche installare Siri, ma Siri su iOS 3.1.3 non è molto molto bello, però possiamo anche accettarlo. Scusate un attimo. Quindi, ok. Quindi, come vi stavo dicendo prima, quindi, come vi dicevo prima, voi tipo, allora, allora, come vi dicevo io, allora, WiseTool è disponibile. Prima era la versione 5, ovvero iOS 5, poi la 5.1, poi la 5, vabbè, la 5.1, poi vabbè, poi è cresciuto. Poi, che c'è? Poi è uscito WiseTool 6, che è iOS 6 modificato, ovvero se sembra iOS 6, ma è sempre basato sul solito codice, quindi non è un iOS 6, ma è un 3.1.3 tweakato, cioè ha già il jailbreak, ovvero il Windows, possiamo scaricare, le applicazioni sono gratis.
l'App Store è accessibile dall'App Market, e quindi lo store ufficiale funzionerà. Io qua funziona. E quindi, scusate un attimo, devo sistemare con un mio amico dall'applicazione YouTube. La versione YouTube scaricata. Allora, dall'applicazione YouTube scaricata. Arrivo subito, ragazzi. No, scusate, devo fare una cosa perché. Scusate un attimo. Oh, senti, ti volevo dire. Fammi qualche domanda per quanto riguarda il live. Devi andare su YouTube, c'è l'account YouTube, vero? E allora ti decrea anche quello e poi mi puoi commentare. Vabbè, fammi qualche domanda su che ti pare, iOS, Apple, come ti pare, insomma, via, non è che devo decidere io. Fai veloce, eh? Ti do 10 minuti, 10 minuti. Tra 10 minuti. Tra un po' ti vuoi vedere la domanda, eh? Alberto Cavazzi Italia. Ok, ragazzi, ottimo. Allora. Adesso devo riposizionare la telecamera. Allora, scusate un attimo, ma dovevo fare questa chiamata importante. Allora, posizioniamo sta cavolo di telecamera. Che stavolta verrà un live di merda. Speriamo di no. Questa trasmissione. Allora, bene, ragazzi. Adesso parliamo del jailbreak iOS 7, perché abbiamo parlato anche di WhiteEdur, non era l'argomento in cui dovevo parlare, ma insomma, torniamo a jailbreak. Il jailbreak, allora, per il momento no, assolutamente, non se ne parla. Perché questo? Perché ancora, come avete sentito nominare, esiste un tool chiamato Evasion, che faceva il jailbreak di iOS 6 dalla 6.0 alla 6.1.2, quindi inclusa anche la 6.1.1, la 6.1, quindi dalla 6.0, 6.0.2, 6.0, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, la 6.1.3 no.
perché non c'erano gli exploit abbastanza, cioè non erano fattibili per il jailbreak untethered. E non so se uscirà, io penso di sì, però per iOS 7 ci sarà Evasion, sviluppato da Team Evaders, che è più vicino ad aver scoperto gli exploit. Qualche exploit è stato scoperto, però uno non basta a poter effettuare il jailbreak, perché quell'exploit che hanno scoperto su quell'exploit che hanno scoperto che hanno scoperto è solamente per l'iPhone, quindi chi ha un iPad non potrà effettuare questo jailbreak. Perché? Perché l'iPad non avendo la parte telefonica per chiamare, cioè la parte telefonica ce l'ha, ma non come l'iPhone, perché manca proprio la parte per telefonare, l'antenna, non potrà usufruire di questo exploit scoperto per iOS 6.1.3 e iOS 7, da quanto ho sentito dai rumors. Quindi voi su iTunes non dice nulla, vabbè, su iTunes vabbè, non so anche perché l'ho aperto, insomma. Alcuni exploit erano stati scoperti, ma tutti chiusi da Apple. Come un exploit, quindi era per tramite il cavetto USB non originale, che avevano inserito nel cavetto bastardo. Un bastardo, lo so, vabbè, insomma. Come dicevo prima, avevano bannato nei cavetti USB, avevano messo un piccolo chip e in poche parole entrava nelle righe di comando del sistema. Non Mentre, praticamente, no. Che succede? Vedete, aggiungendo questa piccola distribuzione Linux, cioè Linux è un sistema operativo libero, aperto, che possiamo installare a tutti. A che serve? È tipo Android si basa interamente su Linux, quindi su quello non si scappa. A parte questo, questa piccola distribuzione permette proprio di effettuare via una specie di jailbreak, via, diciamo la verità, via. Però sta falla è stata chiusa con iOS 7, quindi i cavi oramai su questa distribuzione Linux non funziona su iOS 7, ma però funziona sempre sul 6.1.3. Quindi dovevano rilasciare un aggiornamento per poter bloccare anche questo, perché tipo ci sono dei cavi farlocchi che hanno questa distribuzione Linux all'interno. Non si potrà, praticamente, su iOS 6.1.3 potrà, chi non ha aggiornato, purtroppo farà sempre questo, cioè no, loro potranno sempre usare questa distribuzione. Invece hanno fatto una cosa che non dovevano fare, però già da iOS 7 non la useranno più. Poi poi che c'entra? Per iOS 6.1.3 c'è il film, cioè c'è il Resno, che permette di effettuare jailbreak tethered.
semi-untethered. Semi vuol dire che non è, è metà tethered e metà untethered. Quindi, che succede? Se noi possiamo sempre spegnere il nostro dispositivo, ma Cydia e Safari non funzioneranno. Perché non funzioneranno? Perché non c'è una patch per Safari, quindi e né Cydia. Quindi ogni volta per usare Cydia il jailbreak dovremo per forza effettuare un boot tethered. E quindi per iOS 7 non c'è neanche lo Fethered, quindi niente di preoccupante. Insomma, torniamo a iOS 7. Per iOS 7 ci sarà Evasion, come ho detto prima, e Resno. Resno penso che ci sarà ancora. Sviluppato dal dev team. E però tutti i tweak che ci saranno per, come su iOS 6 non saranno subito disponibili per iOS 7 perché? Proprio perché non potrà perché iOS 7 è ispirato a qualche tweak di Cydia perché un po' si vede. Poi che succede? Poi quell'aspetto minimale, poi a parte questo, anche se c'è, però potrebbe anche far laggare il sistema e insomma, il jailbreak per il momento possiamo anche escludere perché tra un po' saranno lasciati anche aggiornamenti, quindi finché non c'erano più aggiornamenti, mi sa proprio che il jailbreak mi sa proprio che non si farà. Mi sa che tra un po' di mesi forse se ne riparlerà. Io giustamente farò un live, però non farò la procedura perché ovviamente se la faccio succede che perderò la garanzia. Quindi io non farò un live. Cioè, un live quando arriverà il jailbreak, però farò anche vedere l'installazione del programma, ma non farò il jailbreak perché è invalido la garanzia, quindi no, non lo farò. Quindi anche il prossimo anno in garanzia, quindi lo farò tra 2 anni massimo il jailbreak, a fine, anche prima, insomma. Per il momento non se ne parla. Poi, che succede? Il jailbreak poi lo rende instabile. Io se sento, come vedete, su questi dispositivi ancora lagga, quindi se ci mettete anche il jailbreak è proprio finita, non ce la fa, il dispositivo si rallenta, il sistema lagga, si riavvia, dà problemi, è lento e quindi non ripristinarlo e fa molte cose. A volte anche col jailbreak il ripristino non va a buon fine, quindi andare dalla Apple e fa un casino, insomma. Io consiglio assolutamente di non farlo. Quindi poi da notare anche che l'iPhone 5S ha un nuovo processore a 64 bit. Quindi avrà anche un processore a 64 bit e quindi dovranno fare un jailbreak anche per la 7 che sarebbe il processore dell'iPhone 5S perché non ha né la 6X, cioè la 6X c'è, ma siamo quasi direttamente alla 7 perché è molto più veloce di tutti gli altri chip. E poi le solite cose, insomma, via. Quindi iOS 7.0.1, quindi argomento jailbreak chiuso. Ultimo modo del jailbreak, installo e da tempo non c'è più. È stato sostituito da ZeuMos e fa la stessa cosa di Installus, solo che è stato chiuso perché era un programma troppo vecchio, troppo conosciuto, secondo me. Poi, insomma, è stato chiuso e non c'è più. Quindi, poi
chiuso l'argomento jailbreak, quindi spingo anche il telefono, tanto non c'ho più voglia. Poi iOS 7.0.1, ultimo argomento, poi salterò anche un po' le due versioni. iOS 7.0.1 avrà un allora, per il momento c'è, ma per gli altri dispositivi è in beta, è in fase di beta, quindi per l'iPhone 5C e l'iPhone 5S c'è già e risolve solo quelle due cavolatine, tra virgolette, che anche Apple poteva anche non creare, cioè anche vedere se funzionava tutto prima di rilasciare un altro aggiornamento, perché questo aggiornamento per i nuovi iPhone ha creato molti casini per altri dispositivi, altri sì, altri no, e purtroppo hanno creato un po' questo pregiudizio. Poi, a parte questo, la 7.0.1 sarà per gli altri device è in stadio di beta, come la 7.1 e la 7.0.2, che queste tre versioni successive alla 7.0, quindi vi consiglio anche di salvare i certificati SHSH con TinyUmbrella, e per chi ha sempre iOS 7.1.3, se li vuol salvare anche i certificati SHSH di quel firmware, e per l'iPhone 5 del 7.1.4. Ok. La 7.0.1, 7.0.2 e la 7.1, cosa porteranno di nuovo? Nuove novità e bug fix. Cosa sono i bug fix? Sono tipo, c'è un bug del sistema, con i bug fix sarà un aggiornamento di stabilità, via, danno maggiore stabilità al sistema. Quindi penso dei bug di averli detti quasi tutti, vi hanno detti pochi perché non ce n'è proprio tantissimi di bug. Poi del jailbreak abbiamo parlato di Red Door, di White Door 6, White Door 5, dei vecchi dispositivi Apple, di iPhone OS. Poi abbiamo parlato della 7, della 7, di iOS 7, 7.0.1, 7.1, 7.0.2, 7.1. Quindi, se siete ancora in tempo per farmi domande anche dopo il live, e io vi risponderò con un altro live a tutte le domande di questa trasmissione. Quindi, ragazzi, ci rivediamo al prossimo live, che sarà o domani o domani all'altro, dove allora voi fatemi domande coerenti all'Apple o Android al massimo. Mac, non rispondo assolutamente a chi mi chiede come fa ad installare il Mac su Wiki. Io non ve lo dico perché sul mio canale Windows Mac Tutorials Game ho fatto anche un video, via, tre video su come installarlo, dalla parte 1 alla parte 3. Quindi, come installare il Mac sul PC, ora lui è su macchina virtuale, uguale. Ma sui PC è lo stesso metodo, quindi quello è il metodo, quindi non mi dite. Quindi ciao a tutti ragazzi e al prossimo live.